Sognare si può. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai nostri ospiti. Buongiorno. E vi do il benvenuto a questo nostro nuovo appuntamento con il nostro appuntamento, l'incontro con il critico, il nostro dottor Enzo Nasillo, che ci porta continuamente artisti meravigliosi. Quindi un grazie infinito, tra l'altro, a tutti coloro che ci seguono, perché i numeri veramente ci rendono molto felici. Quindi complimenti a questo appuntamento, questa chicca che Enzo ci dona. Perché, ciao Enzo, buon pomeriggio a tutti. Perché abbiamo questa fantastica opportunità di conoscere e far conoscere degli artisti, certo, spettacolari. Oggi abbiamo qua un amico, certo, che insomma, che ho conosciuto tanto tempo fa, quindi sono felicissima, sì, che tu sia ospite dell'altrettanto amico dottor Enzo Nasillo. È una bellissima occasione, un'opportunità, mi ha fatto molto piacere questo invito e sono qui molto molto volentieri. Mi fa infinitamente piacere. Allora, prima di lasciare la parola, di lasciarvi la parola, yes, mi fa piacere intanto, ripeto, ringraziare veramente con tutto il cuore tutti i nostri ascoltatori di Sognare Si Può e tutti coloro che ci seguono, che sono veramente tanti e veramente, ripeto, ringraziamo tantissimo. E poi voglio ringraziare l'angolo del confronto e quindi Gabriella Rotirotti, Rita e tutti gli artisti e non che ne fanno parte, e tutti gli amici del gruppo di Gente per Bene, tutti i nostri amici del gruppo di Andrea Fiore, grazie Andrea, che condividono sempre le nostre dirette, e quindi questo è sicuramente una gratificazione, un, certo, piacere per noi. E naturalmente un ringraziamento speciale ai nostri amici di Radio Moncalieri, www.radiomoncalieri.net, che sempre ci ascoltano in replica, e quindi grazie, un saluto anche al nostro Gianni Ricci, direttore, e tutto lo staff. A questo punto non mi resta che parlare di arte in questo angolo di bellezza che ormai veramente ci ha preso il cuore, e quindi non mi resta che lasciare la parola al conduttore vero di questa nostra trasmissione. Quindi il dottor Enzo Nasillo ci presenta Marius Ashblow. Grazie Ivana, e sono anch'io, mi unisco ai ringraziamenti per i numeri che sono sempre più corposi e numerosi in un ambito, quello dell'arte, della cultura, che non mi stanco mai di ripetere, è innanzitutto accessibile, fruibile, condivisibile e soprattutto ci riguarda tutti quanti, nessuno escluso, a seconda dell'aspetto attraverso quest'ultima si manifesta. Ringrazio anch'io tutti coloro che ci stanno seguendo, quanti avranno modo di visionare, di ascoltare questo nostro incontro, dai fedelissimi ai nuovi follower. Oggi siamo qui per far conoscere al grande pubblico un artista che io ho avuto modo di apprezzare già da diversi anni. Si tratta di Marius Ashblow, che a mio modo di vedere, criticamente parlando, è un artista figlio dei suoi tempi, anzi talvolta possiamo dire anche in anticipo. In che senso? Nel senso tecnico, nel senso delle modalità attraverso le quali egli esprime la propria arte. Concordo. Grazie mille. È un'arte, oggi tanti parlano dell'arte digitale, è un filone che al pari della fotografia si è affacciato nel nostro universo espressivo e culturale a tutti gli effetti. Però Marius ha inventato, possiamo proprio dire, questo stile molti molti anni fa. Esatto, verissimo. E adesso lui tecnicamente dalla sua viva voce sentiremo di cosa si tratta. Però io appunto ho piacere di sottolineare sul piano introduttivo come la sua arte sia un'arte digitale, sì, ma al tempo stesso evolutiva. Nel senso che tutti i programmi che hanno fatto parte dei software da quando si è affacciato il PC in maniera diffusiva delle nostre vite, ecco,
Marius li ha utilizzati per esprimere la propria arte. Allora mi è venuto in mente anche un interessante parallelismo con Picasso, che aveva il periodo blu, il periodo rosa, il periodo cubista, la faceva con i pennelli, lui lo fa con i software, cioè con i programmi atti ed editi alla grafica e alla pittura vera e propria. E allora, nel passare la parola all'artista, al protagonista del nostro incontro, la domanda, diciamo, principale, quella da cui partire, è quella del come mai, del quando, degli inizi e delle sue, e dei suoi contenuti. Prima ti interrompo immediatamente per salutare la nostra Gisella, grazie Gisella per essere con noi, un salutone e per dire che non vi vedo tutti, vi saluterò strada facendo via via che mi comparite, ma nel caso noi vi salutiamo sempre dal profondo del cuore. E poi voglio dire che conosco Marius da tanti anni e mi piace sentire adesso dalla tua voce il percorso dal tuo punto di vista e non da parte nostra che ti seguiamo, diciamo, dal di fuori. Certo. Ma allora, intanto, quando ci siamo conosciuti con te, era la mia parte, tra virgolette, fisica dell'opera, perché dopo anni e anni di PC, di computer e di siti web, quelli che c'erano, quel poco che c'era all'inizio, poi col passare degli anni. Però, proprio in quella circostanza, che poi potrebbe sembrare casuale, ma non lo è stata, perché ci siamo proprio incontrati nel momento in cui io stavo portando avanti questo progetto di trasformare i files in opere fisiche. Effettivamente sì. Sì, perché sono molto felice di questo. È stato, io non credo, cioè si può dire che sia stato un caso, ma secondo me non è stato un caso, perché ci siamo proprio incrociati in quel preciso momento. Casualmente, peraltro, nel negozio di un amico comune, se ricordi. Assolutamente sì. Ma infatti il caso non esiste dal mio punto di vista, sì. E la vita ce lo dimostra proprio sempre, continuamente. E ce lo dimostra il fatto che tu sei un artista di valore, che all'inizio eri un po', intimorito da questo mondo. Sì, perché io ero sempre questi anni chiuso dietro. Sei qua. Io ero dietro al PC, quindi io ho iniziato nel 2002-2003. E come diceva Enzo, proprio agli albori, Windows 2000, i primi programmi di XP, quindi un semplice foglio di carta virtuale, un mouse e poche caselline di strumenti e di colori, quindi eravamo proprio agli inizi. E poi sono stato in quell'interregno lì per fino intorno al 2015, quindi una quindicina d'anni, pubblicavo sul web, e tenevo rubrichette dove poi pubblicavo, magari facevo una critica dei poveri, ben inteso, magari a un artista, e poi ci mettevo un mio lavoro che avevo dedicato a quell'artista lì, cioè ho iniziato un po' così. Sì, ricordo che questa cosa mi colpì, e infatti mi fa un po' sorridere, no? Il cerchio. Sì. E mi fanno sorridere in maniera positiva, no? Gli eventi e le evoluzioni, perché adesso sei qua in compagnia di un critico, tra l'altro con anche un caro amico, non solo un critico, che un signor critico, ma anche un amico. Grazie. Ma il pregio di questo nostro amico e critico è sì la professionalità, ma anche avere un cuore che pulsa all'interno, certo. La differenza è notevole. È fondamentale. Scusami, prego. Ti interrompo perché ti porto i complimenti di tutte le volte, Kingsley Rivera, grazie, ciao, che ti dice, ciao Mario, complimenti, bravissimo per la tua arte. Grazie di cuore, grazie mille. E un saluto a tutti quanti, un salutone infinito mille, a te, grazie. Perdonami per il mio non riuscire a pronunciare il tuo nome, più forte di me, splendido tra l'altro. Allora, prego, parliamo di questi. Poi dopo, così, il tempo poi si è compiuto, anche perché va premesso che io mi firmavo con lo pseudonimo di Oak.
Sì. Fino a che poi avevo scoperto, quando ho deciso di prendere i diritti di copyright intorno al 2012-2013, giù di lì, che c'erano dei problemi di diritti di copyright con omonimie. Certo. E allora poi ho creato questo Ashblow, che nella parte del nome è la seconda metà del mio nome, quindi Marius. Mentre Ashblow è in omaggio ai nativi americani e si vuol dire soffio di cenere. Sì. E poi ho mandato avanti quello e sicuramente non c'era nessun altro con Marius, quel nome. No. Ed è anche molto evocativo questo pseudonimo che tu ti sei scelto, perché anche ripercorre tutto il ciclo della natura, quello che noi eravamo e torneremo poi ad essere, quindi certo. Anche la transitorietà, sì, del nostro passaggio sulla terra, e non questo assolutismo che noi crediamo fondamentale e ci reputiamo indispensabili e insostituibili. Sì, i nativi americani sono sempre stati per me una grande fonte di ispirazione, e chiaramente l'occasione era gradita per poter fare un omaggio in questo senso. Ecco. Certo. E quindi? Poi, quando, diciamo, gli inizi sono stati prevalentemente così, perché poi tutte le cose hanno bisogno di tempo, no? per certo, arrivare a compimento. E poi attraverso un amico che lavora in grafica, un mio carissimo amico, abbiamo così avuto questa folle idea di provare a trasporre i file su pannelli di Forex e vedere che effetto faceva. Quindi, quando io mi sono presentato nel lontano ormai 2016 da Raffaella e Renato ad Arte Città Amico, che ovviamente salutiamo, certo che sì, io sono arrivato lì proprio con l'idea, e avevo 50 pezzi, cioè non è che avevo, dici, quattro scarabocchi, no? Sì. Cioè 50 pezzi, e ho detto, se la va la va, se non la va vada come vuole, cioè io faccio sta roba. E poi per me era un punto di arrivo, no? Essere giunto alla trasposizione certo, dell'opera. E quando parliamo di sogni, se la va la parte, caspita, cioè, sì, io sono andato proprio sereno. Proprio, sì. Sono andato abbastanza sereno. Poi avevamo avuto anche un'occasione con quella rubrica di Per l'arte. Che ho ricondiviso proprio, sì, qualche l'ho vista, in onore alla nostra puntata. Sì. E poi oltretutto il Per l'arte, da lì. Quella puntata era proprio prossima all'inaugurazione, sì, ad Arte Città Amica. E poi niente, sono andato lì e ho detto, boh, se va bene bene, se non va bene mi sono divertito, ritornerò dietro al mio PC, e viceversa poi è andata bene, perché da lì sono partite una serie di vicende che ci portano fino a adesso, no? al momento attuale, quindi bene o male, insomma, si va. Io col tempo ho anche evoluto chiaramente gli strumenti, perché lavorato tanto con i telefonini, col matitino, queste cose qui, e programmi vari, eccetera, però la vera arte, penso che Enzo possa condividere questo pensiero, era proprio quella degli inizi, che si poteva esprimere dando largo spazio a chi ne fruiva, ma con la possibilità di non essere sovrastato dal mezzo. Esatto, quindi, quello perché che... poi se il mezzo ti sovrasta, tu puoi fare delle cose meravigliose, però hai comunque tanti aiuti, no? Chiaramente poi sono ugualmente artisti bravissimi, perché però diciamo, sì, che il mio è stato un passaggio un po' da un foglio di carta a un foglio digitale. Perché l'inizio, a quei tempi c'era, certo, solo quello. C'era, quindi, soltanto quello. Sì, ciao, sì. Renato, grazie per essere con noi. Eh sì, questa trasformazione, sì, sì, è molto importante. C'è, cioè, la parte umana che mi... Ecco, che tu hai tenuto in evidenza rispetto alla parte tecnologica. Adesso, ecco, sì. E quella è importante. Quindi tu hai, come dire, piegato il mezzo all'utilizzo, sì, umano. Sì, e questa, sì, è una cosa importante, perché io lo vedo... Parlavi prima del 2016, quindi parliamo già di 7-8 anni fa, anni un bel fa, po' di, sì, tempo, sì, già trascorso.
Ecco, adesso con la tecnologia del blockchain, dell'autocertificazione digitale, è diffusissimo l'opera, il file unico e con un certificato allegato per potersela poi stampare o comunque mantenere in formato immateriale. Ecco, invece quello che ha fatto Pier a distanza, cioè in anticipo sui tempi, è stato proprio quello di utilizzare la tecnologia come strumento, ma non limitarsi a quello, e il riportare su pannelli, quindi rendere un'opera d'arte fisica, fruibile, osservabile. Ecco, quella è una cosa molto importante che rimane. Appendibile. Sì, appendibile. Perché io non riuscivo mai a potermi misurare, perché poi alla fine gli artisti classico-tradizionali, io non, essendo solo visibile in rete, non potevo mai entrare in una dimensione dove io diventavo, fra virgolette, io e le mie opere persone fisiche. Certo. E quindi è stato bello anche poi agganciarsi al mondo dell'arte in generale e di tutte le persone conosciute in questi anni, e si è aperto un mondo, insomma, ecco. Quindi... Direi proprio di sì. Ma Enzo, dici ancora qualcosa di questo artista, no? Che adesso è, come dire, concreto dal punto di vista, come dicevamo, è appendibile, e come artista è, tra virgolette, spendibile, nel senso che le sue opere sono trasportabili, lui, esatto, certo. Hai fatto questo salto, e lo hai fatto anche molto, insomma, attraverso un pochino l'accompagnamento, diciamo così, di gallerie e di critici. Sì, in questo caso parliamo di Enzo, del dottor Enzo Nasillo, appunto. Certo. E quindi spendiamo dalle vostre labbra. Io aggiungerei una cosa che vorrei che tu mi, come dire, estendessi nella risposta e approfondissi. Il fatto che io noto un'antinomia, cioè una contraddizione, tra quello che è il tuo modo di esprimerti, quindi quello molto moderno, molto tecnologico, molto digitale, abbiamo detto, e invece una sorta di classicità interpretativa dei contenuti. Cioè, io mi riferisco, ne dico tre delle prime che mi vengono in mente: una tua Gioconda 2.0, Le Fleurs du Mal, ispirata alla, cioè, la celeberrima raccolta Baudelaire. di Baudelaire, poetica di Baudelaire, e in terzo un'opera che avevamo esposto nella mostra celebrativa dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, sull'Inferno. Sì, quello l'avevo fatto con un Samsung Note. Inferno, sì. Ecco, come contemperi la modernità del modulo con la classicità dei contenuti? Credo che la modernità del modulo sia un'evoluzione mia nel tempo, di cercare di rimanere sempre attuale, cioè non rimanere fermo a 20 anni fa, per dire. Certo. Mentre la classicità credo che derivi sia dal mio interesse per l'arte in generale, e anche perché sono vecchio. Ma... allora. Quindi, allora io ho cercato di ringiovanire l'avatar Ashblow, ma purtroppo il Pierre perde i colpi perché invecchia, cioè. Quindi meno male. Cerchiamo di compensare, no? Un po'. Meno male che invecchi, meno male che il tempo passa, perché ci permette di cambiare, di evolvere. Certo, è proprio quella. Cioè, nell'arte è una ricerca che per chi ha quello che io chiamo il dono, è una ricerca che ti accompagna fino all'ultimo giorno su questa terra. Cioè, è una scoperta continua, un'evoluzione continua, è vero, è uno stupore continuo. Ecco. Sì, ci si riesce ancora. Io, tra l'altro, chiaramente a casa ho tutti i programmi vecchi, stravecchi, XP, XP Professional, Vista, Windows, ce li ho tutti, perché io poi continuo a usarli. Perché se io proprio per poter continuare in certe situazioni a disegnare come disegnavo nel 2002-2003, certo, quegli anni lì. Il Magic Fish, che Enzo conosce, l'avevo fatto con Windows Vista, e lo cito a volte quando ne ho l'occasione, perché io quella sera l'ho visto sgusciare nel monitor. Ed era il primo lavoro che avevo fatto con Vista, che era un attimino più sparato rispetto a XP.
Il pesce magico, l'avevo chiamato il Magic Fish, tra l'altro un formato atipico. Sì, grandangolare, me la ricordo bene, ed è anche un'opera che a livello di impatto ricorda molto, vedi l'antinomia di cui parlavo prima, questa contrapposizione ricorda molto le pitture rupestri. Quindi il punto nostro di partenza sulla conoscenza nell'arte, di cui noi abbiamo contezza, è quello delle pitture rupestri. Ma forse in un milione di vite precedenti fa, per chi ci crede, ma qui so di essere in un buon... magari, chissà, disegnavamo veramente sulle pietre, sulle caverne, no? Sulle, sì. Magari, sì. Perché no? Sì, diciamo che il mouse è la più grande, anche perché disegnare, cioè lavori total mouse, a parte che nel mio caso che utilizzo le mie simmetrie, ci tengo a sottolinearlo proprio perché per l'autenticità dei lavori vecchi, sono tutte a occhio, cioè le mie simmetrie, la Gioconda nera che ha citato Enzo me la sono fatta tutta a occhio, non ho utilizzato puntatori o per dare, ed è anomala proprio perché, ad esempio, un occhio è diverso dall'altro, cioè ci sono delle anomalie che però a quel punto la riumanizzano. Certo. Certo che sì. E un'altra cosa che riscontro è la tendenza, tu dici appunto, lavora a mano libera, però c'è sempre una tendenza alla geometrizzazione nei tuoi lavori. Sì, probabilmente questo deriva dal caos del mio ventennio di lavoro fra comunità terapeutiche e psichiatriche, quindi nel disordine totale io mettevo ordine sul foglio di Paint, cioè era un modo per riordinarmi anche le idee. Perché... Ma spesso l'arte è anche questo, no? Sì, oppure qualche cosa di importante che mi era accaduto diventava poi un'opera. Tu ricordi Spirito Libero, quindi... No, esatto, volevo portarti un po' là, perché ricordo mi aveva molto colpito questo racconto che tu facevi proprio a proposito delle esperienze che ti porti a casa e poi in maniera così, tra virgolette, anomala, quando tu guardi le opere di questo genere rispetto alle pennellate che magari ti portano un po' più sull'immagine immediatamente, e invece comunque ti arriva lo stesso quell'emozione, pur avendo dei tratti completamente diversi, perché parliamo di tratti digitali. Ma l'emozione ti arriva sempre molto forte. Sì, posso citare in un minuto il fatto di Spirito Libero, che in sostanza è una... Io all'epoca facevo il gettonista negli ospedali e ogni giorno ero in un ospedale diverso, mi fermavo magari 2 o 3 giorni, poi mi chiamavano da un'altra parte, eccetera, ed ero capitato in questa situazione dove era mancata questa anziana signora e io ero proprio lì vicino a lei un attimo prima che spirasse, e lei si è girata e mi ha preso per la divisa e mi ha detto, fissandomi bene negli occhi, la prossima vita non reincarnarti, sii uno spirito libero, e poi è deceduta. Guarda, ogni volta che mi racconti questa cosa mi emozioni tantissimo. Io quel giorno lì ero proprio fuori, no? Perché immagino. Alla notte non ho dormito e ho disegnato Spirito Libero, che poi ho dedicato, io l'ho chiamata Aspiritina, ed è uscita un'opera particolare, ma è uscita di getto proprio per portare fuori quell'emozione così forte di quel turno lì. Assolutamente. Poi magari in comunità ci sono state altre situazioni che hanno il cerebro è dedicato a tutti i problemi, tutti i matti in senso anche buono e nobile del termine, certo. Io mi metto fra quelli che c'è una follia, no? Che può essere anche positiva, che può essere anche altro che i latini dicevano nullum ingenio sine demenzia, cioè non c'è nessuna genialità se non c'è quel pizzico di originalità che ti porta la benzina per far partire la scintilla. Assolutamente sì. Per questo l'ho accettato con grandissimo piacere, proprio per il simbolo. Certo. Quel pizzico di follia che è particolare, è bello avere, no? Assolutamente. E che tu riesci a vedere negli artisti che scegli, perché ecco la particolarità
di questo nostro critico, oltre che amico, è che tu scegli con il cuore, con non so, con la mente, con la tutte mente, due le cose insieme. Come fanno gli artisti quando creano? Ci mettono mente e cuore, perché se lavorassero soltanto di cuore, di sentimento, il risultato non sarebbe un risultato bello, perché mancherebbe la parte organizzativa del lavoro, la parte espressiva e comunicativa, cioè rimane solo confinato in me quello che io volevo dire, certo, e gli altri non entrano nel mio mondo. Così come una mera, fredda razionalità, un utilizzo soltanto della mente, non comunica, ma per un'altra ragione, le emozioni ci al futuro. Ci vuole un mix di cose che poi arrivano da sole alla fine. Certo. E a proposito di cose che arrivano da sole, io vorrei farti dire un'altra cosa che mi è rimasta in mente. Il fatto della tua attitudine a creare, cioè tu mi avevi detto che avviene in qualsiasi momento, cioè tu non sei il classico artista che si chiude nello studio, va in meditazione e crea. Sì, i supporti che tu usi ti consentono anche quando sei in giro in metropolitana, sì, di creare delle opere, ecco. Ci racconti qualcosa di questo? Sì, beh, allora diciamo che uno dei grandi vantaggi dell'arte digitale è proprio quella intanto di poter sospendere il lavoro quando non puoi proseguirlo. Tu immaginati con tutti i casini che uno ha durante la giornata, tirar fuori tavolozze, penne, poi fai 5 minuti, sì arrivo, no? Rimetti via, certo. Mentre lì salvi, metti in saccoccia. Vedi che c'è anche il lato positivo della tecnologia artistica. Sì. Che è l'artista che sottomette a se stesso. Oppure il telefonino col matitino ti permette. Una volta ho fatto proprio un'opera che mi è venuta in mente in metro per via di una scenetta che ho visto mentre aspettavo la metro. E poi quell'opera lì l'avevo esposta a Milano, al Museo d'Arte e Scienza, mi sembra. Ed è proprio il frutto di un dialogo che io avevo ascoltato mentre aspettavo la metropolitana. E quindi ho tirato fuori il telefonino di tasca e ho cominciato al volo, proprio sì, fantastico, sì. No? Sì. Senti, il nostro tempo vola. Come sempre. Sì, non ci rendiamo conto, appena abbiamo iniziato a chiacchierare, sempre. Siamo già arrivati alla fine, ma voglio lasciarti un minuto per riepilogare, per dire qualcosa che magari ancora vuoi dire, nonostante il tempo stia tirando e stia per terminare. Lì. Allora, rapidamente cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo parlato, raccontato e ascoltato fino ad ora la scelta, le origini e le modalità espressive dell'arte di Pierre. Allora, io per quello di cui ho contezza voglio anche evidenziare come la sua arte sia stata consacrata e quindi tecnicamente capita, compresa dalle giurie che ho avuto il piacere di presiedere in ambito di rassegne, di contest internazionali. Prima di questa diretta parlavamo della sua presenza da protagonista a Vette d'Arte, che è una rassegna che si tiene a Sestriere da 8 anni presso la sede espositiva più alta d'Europa. Con un pezzo che nella sezione tecniche varie ha raggiunto una posizione di pregio all'interno della graduatoria, così come abbiamo citato poc'anzi la mostra di Dante e altre rassegne che ho messo in campo. Quindi le opere di Marius Eschblo sono state conosciute, viste, lo sono ancora apprezzate. Ed esorto coloro che ci ascoltano di seguirlo anche sui social, quindi su Instagram e su Facebook. Sì, io sono su Facebook, su Instagram, poi c'ho un sito sempre che un po' comincia, un po' si interrompe, ma io faccio come posso, perché io sono un hobbista, quindi non è il mio lavoro, ma è sempre stato il frutto della mia passione. Assolutamente. E quindi cerco di monti una roba, ne smonti tre, però poi alla fine arrivi dove devi arrivare. Assolutamente sì. Io in conclusione voglio intanto ringraziare Enzo tantissimo, sia per le occasioni che abbiamo e avremo per confrontarci dal punto di vista artistico. Quindi devo ringraziarlo intanto per la sua competenza, perché le sue critiche sono fra le più belle, devo dire, è doveroso dirlo. E poi devo ringrazio Ivana, che mi ha buttato dentro quella specie di, giochino. Io ho comprato una ruota per gatti adesso, i miei gatti si divertono tantissimo. Ecco, in quella specie di ruota per gatti, che è un...
per uno che non aveva mai messo il naso fuori, mi ha permesso di conoscere e fare amicizia con una valanga di artisti di tipo tradizionale, maggiormente gallerie d'arte, critici d'arte, e di poter capire anche di più dell'arte tradizionale, che chiaramente io posso essere un appassionato, ma se sei lì poi ti impreziosisce anche il fatto stesso di essere lì, col passare degli anni, di acquisire sempre maggiore conoscenza, perché poi è un pacchetto, no? Quello che poi noi siamo, e certo, è un assorbiamo. Insieme di cose, di apprendimento, di poi la filosofia orientale dice che il miglior maestro che ci possa essere, se veramente è maestro fino alla fine, deve avere sempre la peculiarità e l'accortezza di restare allievo. Certo. Quindi bisogna essere sempre sul gradino più basso e lavorare, darsi da fare e creare e cercare di fare, insomma. È brutto quando mi devo fermare, perché ho per motivi quando mi fermo patisco un po'. E beh, perché però poi la passione... salvi, metti in tasca, chiudi, dici magari lo riprendo fra 6 mesi, tanto qua non devo smontare niente. Io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a voi di cuore. Per le emozioni. Un saluto alla nostra Laura Mosca, un'altra grandissima artista. Ciao. Ciao. E, naturalmente sempre felice di parlare di bellezza e di sogni. Assolutamente sì, di sogni realizzati o che sì, si stanno sì, realizzando sì. Con delle persone speciali e con la presunzione di poter condividere col mondo un attimo di bellezza che è veramente... E di questi tempi è ancora più prezioso. Esatto, bravissimo, sì, mi togli sì. Le parole di bocca. Seguite, continuate a seguire Marius Ashblow. Grazie. Assolutamente, per vedere le sue opere sui social e sul tuo blog. Sì. E naturalmente il nostro critico, il dottor Enzo Nasillo, che non è solo un critico d'arte, ma è anche un editore, e quindi... sui social, su il suo blog, perché comunque tu ti occupi Orizzonti Contemporanei, sì, cioè sì. Vuol dire ci sono molti modi dove trovarti, diceli un attimo velocemente e poi ci dobbiamo salutare. Orizzonti Contemporanei, digitandolo su Google c'è il sito, quindi ci sono un sacco di rubriche, quella che mi sta più a cuore, che seguo con particolare attenzione, quella proprio dedicata agli artisti, dei quali parlo, analizzo la loro poetica espressiva, e ci sono anche tante loro opere con una galleria permanente. Alen Editore è la casa editrice che dirigo, e sui social mi trovate come Enzo Nasillo o come Orizzonti Contemporanei, basta digitare, e insomma quello sono io. Esce fuori tutto ciò che... quantomeno una grande parte di ciò che fai, non tutto, perché dopo dovete addentrarvi anche all'interno delle varie situazioni. E poi io e Enzo siamo accomunati dalla passione per i cavalli pesanti, quindi ci piacciono le macchine con tanti cavalli. Sì. E questa è una passione comune. E anche quella per me è sempre stata, soprattutto in relazione alle vetture di qualche decennio passato, opere d'arte anch'esse. Lo sono. Ma lo so. Si rivalutano nel tempo come certo. Le opere d'arte, e sono di una bellezza e di una godibilità doppia. Caspita, perché caspita. Oltre a quell'estetica c'è quella performativa quando le provi. Grandioso. Sì. Noi ci salutiamo. Grazie a tutti e due, grazie di cuore per l'invito. Grazie a te Pier per essere stato grazie. Con noi, e grazie a Ivana, conduttrice impeccabile. Sempre fantastico. Io vi ringrazio. Tantissimo, vi do appuntamento quindi a questo punto alla settimana prossima. Certamente. Con un altro momento meraviglioso di bellezza, con l'incontro con il nostro critico e con un altro splendido artista. Grazie a voi per essere stati con me. Grazie a voi, grazie a te Ivana. Ciao.